Ok, questo potrebbe essere estremamente un problema, però siamo con questo mazzo, quindi non dovrebbe essere forse così drastica la situazione. Noi la coin qua non la giochiamo, almeno che non ci peschiamo qualcosa di particolare. Sta mano a me piace assai. Abbiamo già costumista, abbiamo provocazione, scudo divino in the hand, could be fine, ci può piacere. Questa non sapevo che si potesse accendere. Ok, lui va di peschino. Facciamolo. Così abbiamo sicuramente il turno 3. Contro di lui curarci non credo che sia proprio così importante, quindi lui si può giocare tranquillamente anche in curva. Più che altro la cosa che dobbiamo fare è cercare di proteggere il più possibile lo Zilli. Vediamo se tocchiamo qualcosa di davvero figo. Va bene, ci è caduto fortunatamente il più inutile che poteva caderci. Ma proprio fortunatamente il più inutile. Però sarebbe stato bello, calare uno Zilli così. Quello sarebbe stato davvero figo. Ma davvero davvero figo. Sta pensando. Noi ovviamente qua il turno ce l'abbiamo abbastanza chiamato, non è che possiamo fare molto. Lui decide di non tradare. Scelta. Come dire, particolare. Questo ovviamente glielo andiamo a tradare. Zilli potrebbe distruggertelo con varie carte, eh. Sicuramente non è un problema per lui andare a tirarci giù uno Zilli. Potrebbe avere l'uno mana che ci lo distrugge e può tradare a farlo senza problemi. Ormai lo scopriamo. Abbiamo varie modalità per il lethal, costoso per ora, ci servono i peschini. Secondo me avevo 200 possibilità per rimuoverlo, sta scegliendo quale utilizzare. Devo scegliere. Già del 30% mente. Hai avuto il culo. Hai avuto davvero tanto 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 culo. Non ti preoccupare.
gioco questo e questo. Il prossimo turno sarà un turno gigantesco. Magnetismo, sfortunatamente non gliela attacchi a un cazzo di niente. Io mi giocherei anche questo giusto tempo. Anche perché tanto ci dai gattini che costano meno. Però non... Vabbè, è solo uno zilli. Va bene. Poco ci importa di sto zilli qua così. Sicuramente far risorgere. Uno zilli totalmente counterato. Un buffettino sull'Eroi che non fa mai male. Quello è stato mega Gli fastidioso. inconvenienti capitano, sai. Allora, due, tre, cinque. Direbbe comunque uno scudo divino. Ancora siamo passati. Però secondo me è l'ultimo tentativo. Se lui ce lo riclira, di speranze non ce ne sono più. Ha pescato tipo infinito, 5 di mana. Potrebbe fare anche una brawl qua e si para il culo in un modo assurdo. Un altro peschino. Questo ce lo trada. E ci siamo. Noi non avremo mai lethal, quindi perfetto. La luce si chiude il fuoco, ma noi combattiamo. Buttiamo giù l'eroe per far danni. È gridissima sta cosa, eh. Però d'altra parte è... Ma qua serve. Ma qua serve il loot. Qua si è refullato di nuovo per la 14ª volta. Qua continua a darmi solo carte di merda. Un handbuff che non ha avuto handbuff. Cioè sono tutti nel mazzo, mate. Ma tutti. Forse un più uno abbiamo avuto.
Lui ha giocato tipo 7 Ziliax. E adesso è definitivamente finita. Vabbè, non c'erano dubbi. Non c'erano davvero dubbi riguardo. Pesca un'arma. Minchia, finalmente. Per la giustizia. Non arriveremo mai all'Ital qua, però siamo comunque sotto Brawl, quindi abbiamo comunque una caga della madrina. Total Impossible. Ci ha seriamente counterato come pochi. Qua secondo me dobbiamo provare ad andare face adesso, perché sennò il turno dopo siamo nella merda. Possibilità di lethal non c'è più. Però almeno abbiamo tirato giù tutte le carte che potevamo. Ovviamente credo che si sia anche curato tipo di infinito danni. Appunto. Tirato qualsiasi cosa. Vediamo cosa si mangia. Vabbè. Ok, abbiamo per suicidarci con garbo. La giustizia. Perfetto, bello. Ci è andata contro My Furio. Allora, con le zanne e con gli artigli. Vediamo, è un turno abbastanza anche mia. Abbiamo il turno 2 abbastanza chiamato. Io farei di questo però. Ok, il prossimo turno è già un turno della Madonna per lui. Però noi questo ci serve perché ci permette di fare questo e questo. E in più gli pushiamo infinito danno face a gratis, tra virgolette. Però potremmo fare così. Beh, fortissimo. Non voglio che ritorna. Perlomeno c'è dentro questo da giocare. Sarebbe stato troppo rischioso farglielo tornare in mano. Assolutamente troppo rischioso. Fermati, cosa non stai in fiera?
Questo è molto noioso invece, perché forti in assoluto rimanga questo. Noi li facciamo pescare carte, le due con finale per ora non riesce a giocarle. Qua eravamo sotto il guai, quindi ce la fa easy. Ok, ci esce il servitore, qua pushiamo un bel po' di danni, però mi sa non a sufficienza, però io lo voglio comunque fare, push, push, push. Questo tanti 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 danni pushati qua. Vediamo la porcata che ci tira fuori dal cilindro, perché tanto sicuramente c'è una porcata da tirarci fuori. Appunto. Ancora pensavo più porcata, eh. C'è ancora andata, secondo me, molto bene. Io qua farei comunque di questo per non farlo tradare, e di questo. Non siamo comunque messi male. Se fa una spell grossa, 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 qua è gestibile. Ci ha giocato contro. Ok, si countera. Possiamo avere l'Italy in vari modi. Boh, prossimo turno comunque abbiamo Diliax che potrebbe darci un bel po' di paraculaggine. Non è quello che volevamo. Assolutamente quello che volevamo. La fine dei giorni è finalmente giunta. C'era delle lì in qualche modo infame. No, peggio. Questo è surrender. GG per lui.